L'uomo è tornato a casa dal lavoro e già pregustando una cenetta deliziosa è andato in cucina. Qui, tuttavia, ha trovato una spiacevole sorpresa. Non capisco, ha borbottato Nick fissando sconsolato il suo piatto di pasta asciutta. Sua moglie Catherine non diceva nulla. E questa la chiami cena? Ha continuato l'uomo. Ho bisogno di forze, ho bisogno di un po' di carne. Non abbiamo i soldi per comprare della carne, ha provato a spiegare Catherine a voce bassa, ma invece di calmare il marito, il suo tono lo aveva fatto arrabbiare ancora di più. Come non abbiamo i soldi? E dove sono finiti? Te li ho dati non molto tempo fa, li hai spesi tutti in parrucche, shopping e manicure? La incalza lui. Catherine si era guardata le unghie corte e poco curate, decisamente lontane da quelle appena uscite da un salone di bellezza. Era 3 settimane fa, ha provato a spiegare la donna. Mi hai dato i soldi 3 settimane fa e ho speso tutto per fare la spesa. Ho usato il mio stipendio per le bollette, invece. Certo, Catherine, come no? Ha riso il marito con voce crudele. Non sono mica un idiota, ha sentenziato infine. Catherine ha deglutito a forza, si è seduta e ha cominciato a mangiare il suo piatto di pasta. Era stanca delle continue liti con Nick e del malcontento che aleggiava sempre nella loro casa. La costante mancanza di denaro e la riluttanza di suo marito a trovare un lavoro meglio retribuito la stava esaurendo e le sue continue accuse su come lei spendesse in realtà i soldi in segreto la ferivano a morte. Catherine si sentiva mortificata. Faceva 2 lavori per riuscire ad arrivare a fine mese, mentre Nick non faceva che vomitarle addosso accuse. Dovresti trovarti un altro lavoro, ha sussurrato. Nick è scoppiato. Un altro lavoro? Per mantenere te e i tuoi vizi? Io faccio 2 lavori e con i miei 2 stipendi riesco a malapena a coprire i costi delle bollette, Nick, ha risposto Catherine con tono deciso. E allora forse dovresti farne 3, ha risposto prontamente lui. Se pensi che io debba lavorare di più, perché non puoi lavorare di più anche tu? Catherine ha alzato gli occhi al cielo e si è morsa la lingua. Ha pensato a tutti i sacrifici che doveva fare. Aveva dei risparmi da parte, voleva comprarsi un nuovo cappotto. Non era una questione di vanità, semplicemente il suo cadeva ormai a pezzi e non poteva continuare ad andare al lavoro con quella vecchia giacca piena di toppe. Invece, ha deciso che la mattina seguente avrebbe comprato del pollo per la cena, un po' di carne per accontentare suo marito. In fondo, in ufficio gli avevano promesso un bonus. Forse con quello e il resto dei suoi risparmi sarebbe riuscita presto a comprare il tanto agognato cappotto. La sera seguente, tuttavia, Nick non è rimasto felice della sua cena a base di pollo e verdure. Anzi, ha lanciato uno sguardo schizzinoso al piatto e poi si è alzato e ha lasciato la stanza in silenzio, chiarendo senza dire una parola che non avrebbe mangiato quella miserabile parvenza di cibo. Ciò che la povera Catherine non sapeva era che Nick non aveva affatto fame quella sera. Dopo il lavoro era stato a cena da sua madre, con cui aveva mangiato un abbondante pasto mentre si lamentava di come sua moglie non gli facesse mangiare mai niente di buono e sperperasse tutti i loro soldi. In realtà anche la madre di Nick non era solita preparare roba del genere per cena. Anche se ora scuoteva la testa e inveiva contro Catherine, la donna stava cercando di risparmiare proprio come sua nuora. Qualche giorno dopo, il giorno dello stipendio, Nick ha dato a sua moglie solo la metà dei soldi. Devo comprare un nuovo cappotto, ha provato a dire Catherine. Perché? L'altro ha solo 5 anni, mettici una toppa, l'ha prontamente interrotta Nick. Non posso più rattopparlo, Nick, è troppo rovinato ormai, ha provato a rispondere la donna. Senti, i soldi sono questi. Scegli, o ci vai per saloni di bellezza o ti compri un cappotto nuovo, ha tagliato corto Nick. Christine ha alzato le sopracciglia. Ah, davvero? E allora chi ripagherà i debiti per le utenze? E l'affitto? Fammi il favore, Catherine, ha urlato Nick. Spendiamo pochissimo per le utenze, non inventare scuse. Lascia stare, guarda.
L'ultima cosa che mi serve è una donna stupida e incompetente che ficca il naso nelle mie finanze. A quel punto Catherine è scoppiata in lacrime. Poteva ormai dire addio al suo cappotto nuovo. Ma il cuore di Nick non si è sciolto, anzi... Smettila di fare l'isterica, ha detto. Va a scaldare la cena. Il giorno seguente, al lavoro, Catherine aveva gli occhi gonfi dopo la notte passata a piangere. Faceva del suo meglio, ma era inevitabilmente distratta. E dopo il pranzo, il suo capo, il signor Donegan, l'aveva chiamata nel suo ufficio. Catherine, non capisco che cosa c'è che non va, ha detto. Sembri distratta oggi. C'è qualche problema? Catherine ha scosso la testa. No, ha mormorato, ma poi le lacrime hanno cominciato a riempirle gli occhi. Il signor Donegan le ha passato un bicchiere d'acqua con un sorriso e, una volta ripresa, Catherine ha cominciato a parlare. Per la prima volta si è aperta del tutto e ha raccontato tutto quello che stava succedendo a casa. Non poteva più tacere, non poteva più nasconderlo e provare a dimostrare agli altri che andava tutto bene. Il signor Donegan l'ha ascoltata e l'ha fatta sfogare. Poi le ha chiesto se lei e suo marito avessero figli. No, ha sospirato Catherine scuotendo la testa. L'idea di avere un figlio mi spaventa, onestamente. Con un padre così, come potrebbe crescere? L'uomo ci ha pensato per un istante, poi ha accarezzato la mano di Catherine con compassione. Capisco, ha detto. Ma forse allora posso aiutarti. La nostra fabbrica ha un dormitorio. Non è niente di che, ma è abbastanza confortevole. Si è appena liberata una stanza. Una delle nostre dipendenti si è sposata da poco e si è trasferita con il marito. Potresti andarci tu. Che ne dici? Posso tenertela bloccata mentre ci pensi per qualche giorno, ma non impiegarci troppo tempo. Abbiamo molte richieste. Catherine ha sorriso. Grazie, signor Donegan, ma... non ce n'è bisogno, ha detto asciugandosi le lacrime. Non dire subito di no. Pensaci un attimo, le ha consigliato il premuroso capo. Una settimana, che ne pensi? Poi a mente fresca mi darai la tua risposta. Ok, ha annuito Catherine. Quel pomeriggio, tornando a casa, Catherine era ancora una volta decisa a far funzionare il suo matrimonio. Ha speso una fortuna per comprare delle bistecchine, ma Nick l'ha guardata con sdegno e si è rifiutato di mangiare. Aveva cenato di nuovo da sua madre. Di notte, mentre lei dormiva, si è intrufolato in cucina e ha mangiato tutta la carne che c'era, ma Catherine ha continuato a non dire nulla, sperando in una riconciliazione. Il mattino seguente, in ufficio, il signor Donegan è corso nella sala in cui Catherine e i suoi colleghi stavano lavorando. «Dobbiamo sbrigarci!» ha annunciato. Dobbiamo andare a prelevare alcuni campioni dei nostri prodotti per dei potenziali clienti. Ora! Tutti si sono guardati. Nessuno voleva andare, tutti hanno cominciato ad inventare scuse e fingere di essere occupati. Nessuno voleva spostarsi, prendere l'autobus e lasciare la fabbrica. Lo faccio io, ha detto invece Catherine alzandosi. Ai clienti il lavoro di Catherine è piaciuto molto. Hanno tutti guardato i campioni con entusiasmo e hanno fatto un grosso ordine. Quando l'hanno salutata, uno di loro le ha persino fatto i complimenti e le ha detto che non avrebbe acquistato così tanto se non fosse stato per la sua bella presentazione. Catherine era imbarazzata e il suo imbarazzo è solamente cresciuto quando l'uomo le ha chiesto se volesse rivederlo. Certo, ha balbettato. Se è per i prodotti, potete venire a far visita alla fabbrica quando volete, ha detto prima di dirigersi alla fermata dell'autobus. Stava per salire quando all'improvviso ha visto una figura familiare entrare in un ristorante lì di fronte. Era suo marito Nick. Nick era con un altro uomo. Catherine non aveva potuto fare a meno di seguirlo e spiarlo. I tavoli del locale erano separati da tramezzi e Catherine si è nascosta dietro uno di questi per ascoltarli parlare. «Le costolette sono fantastiche oggi», ha detto l'altro uomo. Nick ha annuito. «Sì, ma l'insalata è un po' sciapa», ha commentato poi.
Ah, sei solo viziato. Ha riso l'altro. Cosa ti cucina tua moglie per cena, scusa? Io non ceno più a casa, ha affermato Nick con orgoglio. Vado da mia madre. Lei sì che sa come preparare una cena. Non posso venire qui due volte al giorno, così faccio pranzo qui e cena da mia madre. Catherine nemmeno si chiede perché le porti così pochi soldi. Pensa che il mio stipendio sia lo stesso di 2 anni fa. Ma dovrebbe ringraziarmi. In realtà non le devo niente. Vive nel mio appartamento, già è tanto che le do qualcosa. Poi ultimamente è cambiata. Ha smesso di curarsi. Ora è sciatta e non sembra più la donna attraente che ho sposato. Nel sentire suo marito parlare così di lei, il cuore di Catherine si è spezzato. Avrebbe voluto correre lì e prenderlo a calci, invece si è asciugata le lacrime in silenzio e poi è uscita dal suo nascondiglio con un'espressione orgogliosa sul viso. «Divorzio», ha detto con tono secco. Nick l'ha guardata scioccato. Ma per favore, Catherine», ha risposto poi. «Non mettermi in imbarazzo, vattene di qui!» Poi si è girato di nuovo verso l'altro uomo al tavolo con lui. «Non solo non sa cucinare, è anche isterica. Ed io sono arcistufo», ha detto. Ma anche Catherine era arcistufa. «Lo sai perché mi sono lasciata andare?» ha chiesto incalzandolo. «Perché sono stanca! Faccio 2 lavori per pagare le bollette e il mutuo dell'appartamento che tu pensi sia ancora solo tuo. Faccio la spesa e i lavori a casa e non mi resta niente per me. Giro con lo stesso cappotto logoro da 5 anni e tu invece vai a pranzo al ristorante e a cena da tua madre. Quella povera donna poi non sta molto meglio di noi. Ha una pensione bassissima. Lo sai? Pensi davvero che possa permettersi di comprarti la cena ogni sera? Basta così, Nick. Io ti lascio». Il silenzio è caduto in sala. Tutti stavano zitti e fissavano la scena che si stava svolgendo davanti a loro. Nick, umiliato e furioso, ha continuato ad inveire contro di lei mentre sua moglie usciva con fierezza dal ristorante. Quando tutto è finito, l'uomo con cui era a pranzo ha preso la parola. «Nick», ha detto con tono serio l'amico, Tua moglie non mi sembra come la descrivi sempre, anzi... Io e te sappiamo bene dove finiscono i soldi del tuo stipendio, tra pranzi fuori, vestiti nuovi e regalini per la tua amante. E ora che so anche dove finiscono invece i soldi di tua moglie, mi dispiace, ma non penso di poter continuare a pranzare con te. Mi fa schifo stare seduto allo stesso tavolo a cui ti siedi tu. E con queste parole si è alzato, ha tirato fuori dei contanti dal portafogli e li ha gettati sul tavolo prima di avviarsi anche lui verso l'uscita. Quella sera, dopo il lavoro, Nick si è precipitato direttamente a casa. Non vedeva l'ora di affrontare di nuovo Catherine, ma quando è arrivato ha trovato il suo appartamento vuoto. Di Catherine e della sua roba non c'era più neanche l'ombra. C'erano solo le sue chiavi di casa, poggiate sul tavolino all'ingresso. «Bene», ha sospirato Nick con rabbia. «Vediamo quanto riesci a sopravvivere senza di me. Tornerai strisciando». Ma Catherine non aveva nessuna intenzione di tornare da lui. Si guardava allo specchio felice, godendosi i suoi abiti nuovi. Da quando aveva lasciato suo marito e aveva accettato l'offerta del signor Donegan a trasferirsi nei dormitori della fabbrica poche settimane prima, aveva scoperto di avere un sacco di soldi, visto che non doveva più spenderli per la costosa spesa di suo marito e per le bollette e utenze. Insieme alla sua coinquilina e nuova amica Jill, era andata al centro commerciale e si era comprata il tanto agognato cappotto nuovo e anche un bellissimo paio di stivali e qualche vestito. «Viene Steven oggi?» ha chiesto l'amica con un sorriso. Steven era il cliente che aveva riempito Catherine di complimenti e le aveva chiesto di uscire. Aveva iniziato a corteggiarla quando si era trasferita nel dormitorio e alla fine Catherine aveva detto di sì, spinta anche da Jill. Il suo cuore si è aperto di nuovo e così ha scoperto che non tutti gli uomini sono come Nick. Quella sera avrebbero avuto il loro terzo appuntamento e Catherine era raggiante e felice nei suoi nuovi vestiti. Nick invece ha continuato a spendere il suo stipendio in pranzi fuori, vestiti nuovi e appuntamenti con la sua amante.
Tutto sembrava andare bene. Era addirittura felice di non avere più sua moglie tra i piedi e di potersi tenere il suo stipendio per intero. Ma poi un giorno ha ricevuto una telefonata. Era in ritardo con il mutuo della casa e con le bollette, ed ora non aveva altra scelta se non usare tutti i soldi che aveva per ripagare i debiti. Avvilito, è andato a casa di sua madre, ma non l'ha trovata. L'anziana signora era in ospedale, aveva avuto una ricaduta perché non comprava più le medicine per poter fare invece la spesa all'esigente figlio. Nick era completamente solo e con qualche spicciolo in tasca. Ha mangiato pasta asciutta per una settimana, maledicendo ancora Catherine. Una sera, stanco di mangiare sempre la stessa cosa, ha deciso di soffocare la fame andando a fare una passeggiata. Ed è stato allora che ha visto sua moglie, bellissima e sorridente, dalla finestra di un bel ristorante. Cenava con un uomo, Steven, e sembrava si divertissero. E finalmente, per la prima volta nella sua vita, Nick si è vergognato di ciò che gli aveva fatto. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Se questa storia vi è piaciuta, cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.